Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Salvini dice che l'inchiesta Film Commission farà la stessa fine di quella russa. E dice questo: stanno cercando i soldi in Russia e in Svizzera da 3 anni e non troveranno una lira né in Russia né in Svizzera. Questa inchiesta farà la stessa fine. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a margine di un presidio contro il degrado a Milano, al mercato comunale coperto di via Isernia nel quartiere QT8. Rispondendo a una domanda sull'inchiesta della Procura di Milano, nata attorno alla compravendita di un immobile a Cormano nel Milanese da parte della Lombardia Film Commission e che vede indagati anche 3 commercialisti vicini alla Lega. A me ha fatto sempre ridere questa parola, indagati 3 commercialisti vicini alla Lega, cioè non dei politici della Lega, ma commercialisti vicini alla Lega. Ma allora tutti gli italiani sono vicini a qualche partito, non so, domani indagano, non so, una persona per aver fatto qualcosa, quella persona era vicina a quel partito. Vicina in che senso? Aveva detto che lo votava. O forse i genitori hanno detto un giorno: mi sembra che abbia votato per quel partito. Allora quella persona indagata era vicina a quel partito. Capite che il vicino alla Lega fa un po' ridere, anzi, fa un po' tanto ridere. E poi Matteo Salvini aggiunge: non c'entrano assolutamente niente i fondi della Lega, dice, ribadendo che non ho il piacere di conoscere. Luca Sostegni, la persona indagata, è fermata la settimana scorsa nell'ambito dell'inchiesta e di essere assolutamente tranquillo sulle dichiarazioni fatte da Sostegni di fronte agli inquirenti perché la Lega non c'entra nulla. Quindi Matteo Salvini dice: ma io questo signore non lo conosco. Questa associazione, questa società non la conosco, non so di che cosa stiate parlando, e anche nel definire queste persone vicine alla Lega, sono vicine di casa, vicine di ombrellone, forse sono stati magari vicini di ombrellone da qualche parte. Intanto Matteo Salvini fa una dichiarazione da interpretare, dice: aiutiamo chi non può pagare tasse, governo, ladro. Quindi oggi 5 milioni di lavoratori italiani, soprattutto le partite IVA, dovranno pagare 8 miliardi di tasse senza sconti e senza rinvii. Dopo 4 mesi di chiusura, incredibile. Aiuteremo chi non potrà pagare, non per malafede o cattiva volontà, ma per difficoltà vera. Governo, ladro. Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che cosa vorrà dire con aiuteremo chi non può pagare le tasse? Voi sapete che i partiti hanno dei soldi da parte, diciamo così. Chi glieli dà? Una volta arrivavano finanziamenti dappertutto, vi ricordate nella Prima Repubblica, Bettino Craxi, eccetera, eccetera, ma adesso i partiti, per autofinanziarsi, tassano i propri politici, che siano parlamentari o senatori. Che cosa vuol dire? Che quando diventi senatore, deputato di un partito, il partito nel quale sei ti dice: guarda, tu, come tutti gli altri, si paga ogni mese chi 900 euro, come ad esempio, mi sembra che ci siano 500 euro in Italia Viva di Salvini, 900 euro in Forza Italia, 2.000 euro nel PD, 3.000 euro nella Lega di Matteo Salvini, 2.000 e qualcosa nel Movimento 5 Stelle. Quindi i deputati, senatori e parlamentari ogni mese fanno un versamento al proprio partito, dal proprio stipendio. Vi dico che un deputato a Montecitorio guadagna circa 12.300-12.400 euro al mese netto, mentre al Senato si guadagna come qualcosa come 800 euro in più, quindi si superano i 13.000, 13.200, 13.300 euro netti. Di questi i soldi vanno una parte al partito, cosa che molti non gradiscono, soprattutto i 5 Stelle, quelli che sbandieravano onestà, onestà, sono
tra i maggiori non pagatori del loro partito. Una volta i 5 Stelle davano questi soldi a un fondo sul microcredito, cioè realmente la parola restituzione era corretta, perché dal loro stipendio restituivano i soldi allo Stato dandoli a un fondo per il microcredito, quindi per il credito delle piccole imprese che volevano nascere. Poi è cambiato, il fondo per il microcredito basta e i soldi vanno su un conto corrente intestato al capo politico e ai due capi delegazione, quello capigruppo, quello del Senato e quello della Camera. Quindi i grillini sono i primi non pagatori di questo, infatti espulsioni, denunce, gente che non paga da un anno, vabbè, sono i grillini, voi sapete esattamente che tipologia di persona sono. Mentre nella Lega si pagano come 3.000 euro al mese, quindi è dove si paga di più. In Forza Italia c'è una particolarità, in Forza Italia si paga 900 euro al mese, ma quando tu vieni eletto senatore o deputato devi pagare 30.000 euro per entrare. C'è gente che ha dovuto fare un mutuo per entrare e poi ci sono delle rate da 900 euro, quindi è come comprare una casa, entrare in Forza Italia, no? Paghi 30.000 e poi 900 al mese, è una bella spesa. Comunque, probabilmente l'idea di Salvini, visto che l'ultimo bilancio della Lega è stato in positivo di 6 o 7 milioni di euro, questi soldi il partito li utilizza per le spese, per il suo funzionamento. Probabilmente Matteo Salvini, dico probabilmente perché è una mia deduzione, quando lui dice aiutiamo chi non può pagare. Chi non può pagare le tasse, naturalmente credo che stia pensando di utilizzare i fondi del partito per aiutare degli imprenditori che sono in difficoltà, magari aiutare a pagare 1 o 2 mesi di affitto a questo, a quel ristoratore, all'attività, alla partita IVA. Naturalmente, lui dice, oggi 5 milioni di lavoratori devono pagare 8 miliardi di tasse. Quindi, vediamo se riusciamo a fare una media sulla calcolatrice. 8 miliardi, vediamo se ci sta. No, non ci sta. Non ci sta. Non ci sta. Niente, volevo fare un calcolo con la calcolatrice, ma 8 miliardi, questo numero non ci sta. Ci sta fino a 800 milioni. Quindi probabilmente quello che vuole fare Salvini c'è, nelle nostre possibilità di partito possiamo aiutare chi non può pagare le tasse. Naturalmente 8 miliardi e 6 milioni, c'è una differenza gigantesca, quindi eventualmente Matteo Salvini potrà aiutare con il partito qualcuno, non certo potrà aiutare 5 milioni di persone per pagare 8 miliardi di tasse, non ha, la Lega non ha 8 miliardi. E quindi sicuramente non si sa se queste parole siano indirizzate a questo, ma comunque potrebbe essere. Intanto sulla legge elettorale, Matteo Renzi fa sapere che i numeri non ci sono sul cambio della legge elettorale. Fonti di Italia Viva dicono PD e Movimento 5 Stelle accelerano su testo che non ha una maggioranza. Quindi sulla legge elettorale, fonti di Italia Viva fanno sapere che in questo momento non c'è una maggioranza sul testo base su cui PD e Movimento 5 Stelle stanno accelerando. Due partiti della maggioranza, viene rivelato, non condividono e chi dice che non ci sono problemi di numeri ha bisogno di un pallottoliere. Ancora fonti di Italia Viva fanno notare che ove il presidente della Camera Roberto Fico dovesse confermare il riequilibrio dei rappresentanti, i problemi ci sarebbero e come. Comunque Italia Viva si mette di traverso a una riforma della legge elettorale che andrebbe a fare sparire loro e altri partiti dalla scena politica. Ma questo è proprio l'intento di Zingaretti. Zingaretti non vuole realmente cambiare la legge elettorale. Lui vuole far sì che Renzi faccia cadere il governo prima della discussione della votazione in Parlamento che ci sarà il 27 di luglio, proprio fra qualche giorno, a Montecitorio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.